Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Alan Wake. Andiamo a farci tantissimi tantissimi caffè, ad illuminare tutta la gente possibile e immaginabile di immenso e sconfiggiamo l'oscurità a forza di lampadine, torcine e roba che luccica. Che bello, come siamo felici. Ok, perfetto, bene, qua siamo illuminati di immenso, ma lì c'è una scala. Presumo di dover salire, così è intuito. Vai Alan, sali la scaletta. Sali, sì. Ce la facciamo? Ok, che bel posto, senza ringhierine qui. Aiuto. Cado, cado. Alan, cadiamo, cadiamo, cadiamo. Aspetta, 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 aspetta. Dove? Cosa? 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 Buttati giù, piano, 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 piano. Detto, aspetta, 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 che ci cadiamo di sotto e ci moriamo. Ma che modo stupido e inutile di iniziare un episodio, ma perché? Ma perché? Anch'io potevo tagliarlo sto pezzo, no, no, ovviamente no. Andiamo avanti. Ma perché? Che vergogna. Mi sa che lo tolgo, no, non lo tolgo, dai. Alan, ti prego, ce la facciamo, dai. Ah, sì, diamo il calcio alle cose. Dai, dai, ora non caderci di sotto, puoi scendere più lentamente. E ci facciamo sempre un male fottuto, grazie. Di qua mi sa nulla. Ok, c'è un ingresso, che bello, entriamo nell'antro oscuro. Non mi date niente. Ah, però si sente un po' meno il rumore del fiume qua dentro, che bello. C'è oscurità! C'è oscurità! Illuminala, illuminala! Perfetto, ok. Ferma lì, oscurità, ti illumino tutta. Qui che succede? Penso sia una specie di ascensore molto molto antico. Che funziona a carrucola, quindi da qualche parte ci sarà un contrappeso. Ah no, aspetta, ci sono proiettili. Bene, mi accontento. Comunque dicevo, no, da qualche parte immagino ci sarà un contrappeso da far cadere e poi si tirerà su. Ah, oscurità, oscurità, illumina là di mezzo. Perfetto. Qua dentro i tizi non entrano, vero? Non ricordo, mi sono comparsi dentro le costruzioni in passato. Aspetta, oscurità, c'è oscurità. Noi la distruggiamo tutta. Queste macchie di sporco che non vengono via manco con lo Chantecler. Ma Alan c'ha la lucetta magica. Qua che schifo, c'è niente. Vai, vai, pulisci tutto, pulisci. No, Alan, tu su, Alan, tu su. Ok. Sì, vabbè, la mira è sempre a merda, però non importa. Qui cosa c'è? Ah, fa rumori strani, la catapecchia fa rumori strani. Niente da raccogliere, davvero solo un pochino di munizioni? Tra l'altro uno schifo, proprio un paio. Aspetta, cosa c'è? Ah, manoscritto. E leggiamo sto manoscritto, che tra l'altro mi sa che devo iniziare a leggerli più spesso, perché se non ho, se ho capito bene, a parte che me ne mancano un botto, comunque se ho capito bene mi dovrebbero dare delle Il campo di legname indicazioni. era un disastro. L'ufficio Ecco, prefabbricato era stato spinto giù dalla collina. appunto. L'agente Thornton riemerse dalle Ah. Chi macerie, è l'agente agitato, Thornton? il respiro pesante per lo sforzo. Che Non c'è nessuno. impronunciabile. Strano, non trovi che sia strano? Mulligan, annoiato, sbuffò con forza. È sempre strano, Thornton, diamine. Bisogna solo capire di Diamine. che stranezza si tratti stavolta. Che bella frase, bisogna solo capire di che stranezza si tratti stavolta. Carino, carino. Ok. Dicevo, penso che mi diano degli indizi sulle cose che stanno per succedere. A quanto pare Alan ha scritto senza saperlo un po' il futuro. Ah, aspetta, scale, ok. Dobbiamo ancora salire, mamma mia, quanto alto sto posto. Sa che siamo arrivati. Sa che siamo arrivati e qua c'è il contrappeso, infatti, infatti. Ok, vai, calcia, calciaci tutto. Ok. E ci saliamo sopra, perfetto, per andare dall'altra parte. Di su non c'è più niente, no. Siamo finiti. Cioè, se siamo finiti, è finita la salita. No, mi sa che dobbiamo andare di qua, Alan. Altro manoscritto, piglia, piglia, vai, vai, che interessante, interessante. C'è oscurità, aspetta, 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 che spazzoliamo tutta l'oscurità. Mamma mia, però, uffa, c'è sporco ovunque, zozzume. Aspetta, roba che mi serve, roba interessante che mi serve. Caffè, 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 caffè. Alan, riusciamo a evitare di schiantarci contro la roba, di incastrarci. Io faccio schifo col joypad, però anche tu vienimi incontro, dammi una mano, cerca di essere un po' più autonomo. Lo dico per la tua sopravvivenza e la mia sanità mentale. Mi sa che abbiamo finito. Mo che devo fare? Allora, su in alto mi dicono a sinistra raggiungi l'ultimo piano del granaio, quindi presumo di non essere ancora arrivata all'ultimo piano. Vediamo, aspetta, aspetta, dov'è il barbatrucco? Eccolo, barbatrucco, scale, vai, scale.
C'era il barbatro, mica l'avevo viste prima, non ci avevo proprio fatto caso. Ok, ora direi che siamo all'ultimo piano. Più su di così, o saliamo sul tetto o... quanta oscurità! Quanto zozzume, quanto zozzume! Alan, polvere, pulisci! Cade tutto, cade tutto, cade tutto! Aspetta, aspetta. Ok, noi all'ultimo piano di granaio ci siamo arrivati, tizi. Mo? Qua non c'è niente. Aspetta, qua dentro cosa c'è? Riesco a vedere? No, non riesco a vedere, sembra profondo però. Anche di qua, no, vabbè, non troppo profondo. Questo non si apre, no, ovviamente no. Proviamo a uscire sul terrazzo, vediamo se ci dice che dobbiamo salire sul tetto. Ah, no! No, c'è una stradina sul che ci porta direttamente fuori. Bello, bello, costruita in un bel posto questa casa, complimentoni. Aspetta, de dar... Ah, no, aspetta, dovevo leggere! Signore, aspetti, io l'inglese lo so, ha ragione anche lei. Non l'ho fatto in tempo, però penso sia quella scritta dell'altra volta. Quella scritta dell'altra volta mi cazziano sempre quando non riesco a leggerla. Aspetti, tizio, aspetti. Mi dia un secondo, dai. Oh. Ok. L'abbiamo fatto fuori con lanciarazzi. No, non è un lanciarazzi, stavo scherzando. Aspetta, c'è il tizio grosso, è grossissimo il tizio. No, abbiamo finito le lampadine. Alan, abbiamo finito le lampadine, sparagli. E illuminalo ogni tanto, vai, sparagli. E dai. Porca miseria, questi giganteschi ci mettono un botto ad andar giù, ma che pizza! C'è qualcosa che ci può servire? No, Alan, non sprechiamo la poca batteria che abbiamo così. Qui si apre il cancello, no, presumo di no. Aspetta, fammi vedere cosa tutto c'è qua dentro. Ovviamente noi ci andiamo a passare nei posti più angusti. Oh, ricarica, raccogli. Fucile da caccia, sì, fucile da caccia, yeah. Come siamo contenti, Alan. Ok, basta, ora saltare. Allora, Inza. No, munizioni, altre munizioni, no. Vabbè, carichiamolo intanto. Vai, così siamo pronti. C'ho l'ansia io a girare sempre per sti boschi. Riusciremo a uscire prima o poi, vero? Tu ti apri? Tu non ti apri. C'è il barbatrucco? Sì, c'è il barbatrucco. Il passaggio di qua, ok. Stavolta non me freghi. Guarda come cado di sotto, ok. Avevo paura di cadere fuori dalla ringhierina. Ho sentito versi brutti. Sono quei corvacci, ma hanno fatto un verso brutto. Ok, sentierino di qua. Lassù c'è qualcosa. Però anche di qua c'è un sentiero. Aspetta, fammi andare a vedere prima di qua. Che mi sembra che mi indichi che devo andare di qua, la cosina. Oddio, non ci capisco una mazza. Mi serve una mappa alla svelta. Sto bosco è terribile. Ah, no, qua niente, ok. Stavo scherzando. No, cosa facciamo? Alan, così, sprechiamo. No, beh, certo, è certo. Cioè, no, vabbè. Cioè, io mi incasino quel... Ah! Ok, non lo faccio più. Ha ragione, scusi, ho sparato per niente. Ha ragione, scusi, mi prendo tutti i trucchi in faccia. Ha perfettamente ragione, aspetti. Beh, sì, ne arriva un altro. Ma io ho sprecato pallottole e anche... Ah, aspetta, bengala. Ho sprecato un bengala, aspetti. Lei è grosso, vero? Lei è grosso, corre, lei mi carica. Ma porca miseria, tizio, non è una partita di rugby. Alan, quando vuoi, tranquillo. Ok, in faccia. Dritto in faccia, così ci piace. Ok, questa scena era molto, molto faiga, devo dire la verità. Ci siamo presi quei due o tre tronchi in faccia che fanno sempre piacere. Però la prossima volta, Alan, lo eviterei. Là c'è una luce là sopra. Penso di dover arrivare lassù. Vai, Alan, corri. Ehi, corri, vabbè. Aspetta, munizioni, là ci sono munizioni. Vai a pigliare le munizioni. Caffè non ce n'è più. Io vorrei tanto un caffettino. Questo non posso prenderlo. Limite oggetti raggiunto. Ma tizio, ma dai. E fammi pigliare qualcosa. Dai, ti odio. Oh, bellino, e qua c'è il cartello che ci dice: attenti che rischiate di finire di sotto. No, tranquillo, a noi non succede mai, non ti preoccupare. Vabbè, intanto un altro bengala pigliato. Qua ti apri porta? Ti apri? Sì, perfetto. Ah, cosa? Sento rumori, dove? Dove? Cos'è caduto? Cos'è crollato? Non è un buon segno tutto ciò. Fare il boscaiolo. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo. È tanto pericoloso. Oddio. Non dovevo andare così vicino al cancello. No, c'ha la motosega. C'ha una cazzo di motosega. Ma stiamo scherzando? Questo c'ha la motosega. Aiuto, spara. Uccidi. Oddio, non so chi mi sta. Cosa sta succedendo? Aiuto. Ah. Ah.
Aia, da dove? Da dove? Dov'è il tizio con la motosega? Dimmi che l'ho ucciso. Dimmi che ho ucciso il tizio con la motosega, ti prego, che mi mette ansia. No, ancora lì. No, ancora lì è quello con la motosega, lo capisco. Muorici, muorici, non ti avvicinare. Ah, la motosega, è una cribbia di motosega. Lei è una persona orrenda, che schifo. Questo mi fa fettine. Allora, ok, grazie. Cribbio, cribbio. Aveva una cristo di motosega. Oh, qua c'è un bengala. Ah no, è quello che ho usato prima, ok. Oh, aveva una motosega. Avrò gli incubi. Non ricordo di averlo visto prima, un tipo con la motosega, ma a sto giro me lo sono trovato proprio davanti alla faccia. Non è stato per niente piacevole. Cribbio a me, che vado subito così incontro ai cancelli, fiduciosa che si apriranno senza pericoli dall'altra parte. Oh, che bel posto. Oh, che bel posto, ci sono delle cose intagliate a forma di orsetto. Guarda che bellini gli orsetti seduti. Chi è? Nasconditi, sto arrivando. Non aprire la porta. Ecco, sta a ascoltare mamma, non aprire la porta. Torno subito. Chiedi sempre chi è, non accettare caramelle dagli sconosciuti. Ok. Quindi il nostro amicone è nei guai, circondato da uccellacci malefici. Anche qua non ci bastavano su Arche gli uccellacci malefici, no? No, anche qui circondati da uccellacci malefici, ricchi di oscurità. Parenti degli Ictiornis. Dovevo ancora raggiungere Barry nel cottage, ma almeno ero fuori dalla foresta. Sì, in effetti non è malaccio essere fuori dalla foresta intanto. Ci ricarichiamo ogni volta che ci dà munizioni, vuol dire che sta per succedere cosa brutta. Aspetta, c'è una macchina? C'è una macchina! Dovevo aprire il garage e prendere la macchina. Sarei arrivato prima da Barry. Direi! Certo, i fari sarebbero stati di grande aiuto. Ok, chiavi, andiamo a cercare le chiavi. Ovviamente saranno in qualche posto incredibilmente brutto, dove succederanno cose orrende. Cosa? Ok. Ah, uccellacci, mi fanno venire sempre un infarto. Manoscritto, vicino al cesso e al bidone della spazzatura. Bene, ottimo, vedo che la gente apprezza i nostri scritti, Alan. Entriamo nel bagno delle signore. Che posto orrendo. Cos'è ciò? Ma davvero? Cioè ci sono le munizioni per i fucili da caccia nel bagno delle signore. Ovvio. Invece degli assorbenti ci mettiamo così per le ricariche per il fucile da caccia. Perché no? Che bel posto che è questo. Mi piace. Carta igienica e sapone no, però proiettili come se non ci fosse un domani. Dovevo trovare la chiave del garage. Sì. Qui c'è la luce che sbrilluccica. Alan, c'ho paura. Questo posto mi inquieta. Mi ricorda tanto una scena di Silent Hill nel film. Nel gioco non lo so perché ho smesso di giocarci dopo 3 minuti. Ah, cosa? TV? Ah, ok. Una storia non è. Sì, che poi che cacchio ci fa una TV nel bagno? Cioè, non ha senso. Questa cosa me la devi spiegare, gioco. Quando cresce inizia ad avere una volontà propria. Cambi qualcosa e scateni una reazione a catena che si diffonde in tutte le direzioni. I personaggi devono essere sempre coerenti con se stessi. Gli eventi devono seguire una logica calzante. Un solo errore e la magia svanisce. La storia muore. Alice muore. Aiuto, tizio, come sei melodrammatico. Porca miseria. Comunque in Silent Hill c'era una scena dove un tizio usciva dal bagno. Porca miseria. Ok, sto ridendo per isteria perché in realtà mi sono cagata tantissimo. Alan, scappa, ti prego. È stata una scena bruttissima, io lo sapevo, era come in Silent Hill. Brutto fetente. Corri macchina, Alan, voglio salire in macchina. Voglio stare in un posto al chiuso, piccolino, raccolto. Questo è il nostro spazio, nessuno può entrare nel nostro spazio. Bene. Perfetto, la cosa ci piace. Ok. Quindi accelera, sterza, frena, sì, vabbè. Ah, ecco, iniziamo a dare colpi. Ma la macchina si distruggerà se la faccio schiantare. Aspetta, cosa c'è? C'è il tizio. Oh, gli fanno male i fari della macchina. Oh, ti danno fastidio. Oh, povero, aspetta, guarda, risolviamo il problema. Non ti danno più fastidio. Perfetto, mi piace la macchina. Perché non usiamo più spesso la macchina, Alan? Sì, ok, ora non riesco a sterzare molto bene. Però voglio illuminare i tipi di mezzo. E pum, vai, 100 punti. Ok, qui c'è un sentiero che va per di là. No, non riesco. La telecamera funziona un po' a merda con mentre guidiamo la macchina. Di qua non si passa, ci sono i tizi. Aspetta, illuminali di mezzo. Ok, illuminali, vai, pigliali. Li sto schivando, no, ne ho presi due. No, aspetta, strada chiusa, retromarciaci tutto. Vai, investili tutti quelli che puoi. Ok,
La macchina non mi sembra stia subendo troppi danni, però vorrei evitare. Porca miseria, non si muove però. Aiuto, si mi... non devo andare sul terreno. Non devo andare sul terreno. Aia, macchina. Scusa, ma mi prendono ad accettate la macchina. Fetenti con tutti i soldi che l'ho pagata. Non è vero, l'ho rubata. Aspetta che faccio... Vado fuori strada, giù dal ponte, no, grazie. Ci sono fari? Ciao. Mi illumini anche lei qua? Aspetti. Ciao, buongiorno. E aspetti. Non si muova che non riesco a sterzare bene. Ok. Perfetto, e ora? Lì c'è un cancello. Devo... No, mi sa che da là no, decisamente sarà un passaggio pedonale. Ok, facciamoci... No, ma è piena di curve. Io non riesco a sterzare molto bene. Dai che ce la facciamo. Dai, macchinina, su. Non rompere le balle in questo modo. Ok. Ah, stiamo tornando a casa. Perfetto, sì, è la strada di casa. Mi ricordo l'andata. Perfetto, l'abbiamo fatta a piedi correndo. E... Oh, no. Aspetta, si muove, cade. Ci viene addosso. No, ok. No, giro in macchina finito, mi sa. Io non posso spostarle, mi sa, vero? No, non vedo pulsanti né niente. Mi sa che dobbiamo scendere. Ok, va bene, scendiamo e ci facciamo l'ultimo pezzo a piedi. Che bello. Ci segue qualcuno, no? Non ci segue nessuno. Ciao, macchina, è stato un piacere fare il giretto con te. È stato tanto divertente. Cosa? Corvi del Menga. Ah, è vero che Barry ci ha detto che era pieno di uccellacci intorno a casa. E che tipo lo stavano assalendo. Senti che rumori. Senti che rumori brutti. Corri. Alan, corri. Aspetta, telefono. Telefono senza accetta impiantata dentro. Funziona? No, non mi fa fare niente. Ok. Salve, qui abbiamo munizioni. Ok. Lanciarazzi. Perfetto. La miglior arma immaginabile per affrontare quelle creature oscure. Beh, direi. La pistola lanciarazzi è una figata. Cosa? Da dove? Da dietro? Lei è un fetente. Spara. Bella la pistola lanciarazzi. No, aspetta, sento rumore. Dove? Da dove arrivi? Da qua. Ah, c'è ancora il suono, Alan. Sono ancora qui. Vai, corri. Ok. Punto di raccolta raggiunto, di controllo raggiunto, perfetto. No, non adesso, non è un buon momento per chiamare Alan. Figlia di puttana, dov'è mia moglie? Ah, non ci insegue nessuno, ok. Ma io non posso correre mentre sei al telefono, no? Senti, ho bisogno di tempo per finirlo. Non è normale. Devo scrivere il finale. Mi serve una settimana. Davvero? Mi serve una settimana. 2 giorni. Nella vecchia miniera di carbone di Bright Falls. La troverai facilmente da Merino, nell'edificio principale a mezzogiorno. Porta il manoscritto e avrai tua moglie. Altrimenti, capito? Che simpatia che è questo, porca miseria. Appena ti vedo ti sparo in bocca con lanciarazzi. Ah, Barry, siamo arrivati. Tranquillo, ci pensiamo noi a scacciare l'uccellaccio. Abbiamo Barry, fatto pratica su Ark. Alla faccia degli uccelli, ce n'è un botto. Ma stai scherzando? C'è una scritta, aspetta. L'oscurità controlla quelli catturati, ok. Quando li acchiappa, li controlla. Sì, l'avevamo capito, l'avevamo intuito. Non c'era bisogno di metterci la scritta sul muro, penso. Però va bene, è sempre un piacere leggiucchiare scritte sui muri ad Gatsum. Uccellacci, guarda quanti! Oh, meno male che sei qui. Noi siamo entrati un paio prima che riuscissi a chiudere il camino. Non è normale! Sì, mi apri, Barry? Barry, ha messo le poltrone anche davanti alla finestra. Barry, mi apri? Barry, per l'amor del cielo, mi puoi aprire? No, Eccoli, guardali, sparagli. Vai. Ah, non abbiamo finito il lanciarazzi. No, aspetta, ne abbiamo ancora. Sì, però, aspetta, ho sbagliato tutto dalla vita. Aspetta. Ok, un po' li abbiamo fatti fuori. Però abbiamo un solo colpo, Cribbio. Non so quanti dovremmo ucciderne. Da dove arrivano? Da dove mi arrivate? Uccellacci, guarda quanti. Sì, ma noi abbiamo finito i razzi. E quindi mo? E mo a pistola e torcia. Ah, guarda quanti. Sembra davvero un film di Hitchcock. Ma scherziamo? Dove? Fanno dei versi orrendi. Ma voi non siete uccelli, siete mostri. Sentili. Ma fanno dei versi assurdi. Non possono essere uccelli normali. Aiuto. Arrivano da tutte le parti. Sono tantissimi. Vi odio tanto. Ma guarda quanti, ma li devo uccidere tutti. Non ce la farò mai. È impossibile.
Guarda che si raggruppano. Guarda che si raggruppano e scendono. Si raggruppano e scendono. Porca miseria. È un casino beccarli così, è un casino. No, no, solo con la pistola e la torcia non fa. Ho finito anche le batterie. Ho finito le batterie, Cribio. Aia, aia, mi stanno facendo tanto male. Meno male dei tizi con l'accetta, ma comunque tanto male. Vai, 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 vai. Ok, qualcuno riusciamo a stenderlo ancora. Ok, ok. Un po' riusciamo a tenerli lontani, ma la luce non è che funzioni tanto bene. Si sta scaricando, cioè è scarica, non ho batterie. Devo aspettare che si carichi un pochino ogni volta. Da dove? Da dove? No, 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 da qua, da qua, da qua. No, da due parti, da due parti contemporaneamente. Siete delle merde. Ma no, ma aspettate un attimo. Datemi un secondo, la torcia non si carica. Datemi un secondo. Da dove? Da qua, da qua, da sopra. Arrivano da sopra, da destra, da sinistra, da ovunque, basta. Aspetta, aspetta, c'era un punto con la luce. Mi serve un punto con la luce, Cribio, che male. Cribio, che male, dov'era il punto con la luce? No, mi hanno spento la luce. Mi hanno spento malamente la luce. Stanno arrivando, stanno arrivando. Alan punta, Alan punta la torcia, punta, punta. Ok. Aspetta, aspetta, ce n'è altri, mandali via, mandali via. Ok, ok, si allontanano. No, 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 si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano. Ok. Ah, sicuro? Sì, sempre la scritta lì. L'ansia. Mamma mia, ok, mi rimangio tutto, sono molto meglio i nostri Ctiornis. Oddio, Swark. Ma vaffanculo, scusa, ma porca miseria, ma mi hai chiuso fuori con gli uccellacci malefici, ma ti odio. Ok, e direi che anche per oggi le nostre avventure con il caffenomane Alan sono finite, perché... perché basta, perché la mia gola non ce la fa più, i miei polmoni non ce la fanno più, la mia pazienza non ce la fa più. Ok, va bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mettete un like se il video vi è piaciuto. Vi mando un bacione, un abbraccione, ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao!